Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video a tema Sorair. Oggi, vista la grande richiesta anche nelle live sulla piattaforma Viola, si parla di portieri. Sigla. Siamo tornati nello mirabolantissimo studio. Siamo tornati comunque. Ma non da soli, perché c'è Gugli. Eccoci qua. Ma mi hai lasciato ancora in galera? Sì, no. La ma cauzione... mi vuoi tirar fuori? No, la cauzione ti è stata negata, quindi non puoi uscire per adesso. Vediamo se ci saranno nuove prove per poterti scagionare. Però ti posso dire una cosa. Da quando sono qua ho veramente tanto tempo per poter vedere le notizie sui portieri. Ah, infatti vieni subito rimesso. Ecco, l'unica cosa che ti posso concedere è stare lì in basso nelle aste. Ok, dai. Vabbè, lo accetto per ora. Noi però, visto che li hai studiati, abbiamo già tirato fuori dei nomi di portieri interessanti su Sorair. Ne abbiamo parlato nei video precedenti. I prezzi sono scesi in maniera incredibile, quindi anche i portieri costano molto meno. E vi facciamo vedere, diciamo, i portieri top del momento, o tra i portieri top del momento, alcuni che consigliamo. Ovviamente non ci sono tutti, sarebbero troppi. E poi il raffronto con dei portieri invece, i famosi portieri usa e getta, quindi quelli che si possono comprare, li si usano nelle varie competizioni, magari anche nella soglia, alcuni di questi possono essere utilizzati. E poi a fine stagione si fiondano, magari anche prima della fine della stagione, considerando la qualità di questi portieri straordinari. Direi di partire con il primo. Il primo è uno dei portieri principali del momento, ma questo è giusto per capire anche i prezzi. Stiamo parlando di Lucas Chevalier-Lue, 22 anni, under 23 fino a luglio 2026, contratto lunghissimo con Lille, voti molto buoni comunque, nelle 15 di 61, nelle 5 di 55. In euro, concentriamoci prevalentemente sulla limited, 84 euro il floor, 68 euro diciamo la media delle ultime vendite, quindi più o meno sui 70 euro penso si riesca a portare a casa. E rispetto al passato, un portiere del genere costa veramente pochissimo. È buono, è buono, buono, buono questo. E poi ripeto, cioè quello che hai detto tu anche prima, no? È under 23 fino a 2026, sì. Oltre al contratto lungo con Lille, poi ovviamente può trasferirsi, però insomma, diciamo che dà buone garanzie sul lungo termine. Poi il suo, diciamo, clone del passato, cioè lui è Chevalier, è l'erede di Diogo Costa, perché sì. Diogo Costa è stato per un bel po' di tempo il portiere under 23 più importante del gioco. Adesso a luglio uscirà dall'under 23, per cui potrebbe avere ovviamente un calo di prezzo, però comunque portiere del Porto, quindi significa comunque fare buoni voti nella porta della squadra portoghese, così abbiamo detto un'altra volta porta. Anche per lui costa un filo di più, non so se ne valga la pena spendere un filo di più per lui, però comunque siamo sugli 80 euro, che rispetto al passato, sto morendo, rispetto al passato è molto meno, chiedo scusa per questa tosse incredibile. Più che altro ricordiamo che questo però ha una doppia utilità, cioè che è molto importante, perché gioca anche per il Portogallo. Esatto, e anche nazionale. Il prossimo non è nazionale, però fa le coppe, non so ancora per quanto in realtà, mi auguro per i tifosi della Lazio vada avanti anche nelle coppe, che sia molto difficile. Ha comunque un contratto molto lungo, è uno dei portieri più performanti della serie, anzi direi su Sorair è sicuramente il più performante. Poi io a lui preferisco Sommer per mille motivi, però comunque stiamo parlando di un portiere da 40 euro, che secondo me, visto appunto quanto costano gli altri, è un ottimo prezzo. Provedel della Lazio appunto sta facendo benissimo, poi non è, ormai è già il secondo anno che sta facendo benissimo. E quindi niente, questo io lo considero un portiere top. Magari non è il migliore in assoluto in Serie A, ma visto il prezzo, tanta roba. Ah, poi la Lazio in generale prende pochi gol, quindi va più che bene. Andando avanti abbiamo la sorpresa, ma è una sorpresa sempre di un top.
cioè un top per performance, sì. Però è una sorpresa, perché è il portiere della Spalmas, Alvaro Valles. Che è una delle squadre sorpresa di questa Liga insieme al Girona, direi. Sì, beh, il Girona sta stravincendo e vediamo quanto durano ancora, però insomma sembrano veramente belli, decisi a puntare al titolo. E la Spalmas invece che sta a metà classifica, no? Più o meno, un po' sopra, metà alta. No, noni, sì, sono messi molto molto bene. Cioè, lui... Diciamo che è una squadra appena salita dalla seconda divisione, sì. Oltretutto, quindi... Ovviamente questo portiere bisogna capire anche poi che fine farà, se resta lì, se l'anno prossimo alla Spalma, difficilmente io mi immagino possa ripetere questa stagione, però tutto può essere. Il fatto è che comunque costa 34 euro e ha i voti forse migliori di tutti quelli che abbiamo visto. Ha gli Anche stessi voti di perché Chevalier sull'L15. È migliore nell'L5, quindi se la gioca con gli altri. più che altro la cosa importante è che anche quando prende gol fa dei voti molto molto alti, cioè se tu vai su Scores puoi vedere che anche se prende gol fa comunque tante parate. Sì. Per esempio, qua ha perso 1-0 con l'Atletico e c'è anche un errore, ma è un rigore parato. Gli altri sono comunque dei voti intorno al 50, perché poi viene bombardato. Qua addirittura abbiamo un 76 contro il Betis su una sconfitta 1-0. Quindi sì, un portiere molto affidabile da questo punto di vista. E questa più che altro è da capire quanto potrà durare il suo stato di forma, suo e della sua squadra. Adesso andiamo a vedere gli altri portieri, ma prima di farlo vi ricordo che potete trovare in descrizione il link al nostro Telegram Sorer da Sogno. Stiamo aumentando, ormai siamo quasi a 4800, manca veramente poco, quindi potete entrare e fare domande, tutto diviso per, diciamo, temi. Qua siamo nella pagina dell'MLS, poi insomma ci sono tutti più o meno le regioni barra campionati divisi, anche altri argomenti, rivals, vabbè, snap, non c'entra niente, NBA, però si può parlare un po' di tutto, la community è molto interessante, unita, simpatica, sì, dai, possiamo fare i complimenti alla Sì, nostra community. direi di sì. E anche competente, che è la cosa più importante, magari se avete bisogno di qualche consiglio. Sicuramente per ogni sezione c'è qualcuno che ne sa a mazzi. Vi ricordo che potete anche lasciare il like a questo video, anzi non è che potete, dovete, cioè è obbligatorio, potete schiacciare qua sul tastino e poi potete anche iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanella per avere le notifiche dei vari video che escono. Ne esce sempre uno al giorno. Siamo su Twitch tutte le sere alle 18:30, a volte vado live anche in momenti diversi e vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, così l'ho detto durante lo spam. Molto Importante. importante. Andiamo ai portieri eco, cioè Esatto, portieri usa getta. questi portieri usagetto, portieri che costano poco e che si possono usare per la soglia, diciamo. Questo è il primo. Questo è il primo di cui sono felice possessore, portiere da Esatto. voti indecenti, in senso buono. Perché poi ha avuto un piccolo infortuniello, ma è tornato e boh, ha degli ottimi voti. Ovviamente la squadra non è la migliore, anche lui, anche la sua squadra in Turchia, l'Antalyaspor, spero di averlo pronunciato giusto, credo sia intorno Grande. all'ottava, nona posizione, qualcosa del genere anche loro. Però costa 10 euro. Questo probabilmente perché ha il contratto in scadenza, ma abbiamo detto sono portiere esegetta, per 10 euro limited ci può stare. Secondo me Sì. sì. Beh, sono due soglie, praticamente. Sono due soglie limited. Poi se vi interessa anche la rara, vabbè, sarà sui 200 Anche euro. la rara costa un po' di più, però non così tanto, diciamo. Poi andiamo sul filotto dei vecchi. Abbiamo il più vecchio di tutti, il mitico Bologna, ma è un nome che gira parecchio per chi segue Sud America. Titolare adesso del Defensa e Justicia. Come si dice qua, Gugli, tu che sei Defensa e madrileño? giustizia. Ok. E anche lui contratto per questa stagione, però insomma questa stagione se la fa, usa e getta totale proprio. Sì, lui è usa gettone. Ha già giocato la prima, hanno perso 2-0, vabbè, chiaramente non va aspettate de... cioè, non aspettatevi il miglior portiere della storia come voti su Sorare, però insomma è un titolare, quindi va bene. È molto giovane, 41 anni,
ve lo consiglio. Andiamo da un altro giovanissimo, questo, un mio pupillo. Questo è pupilloide. Eh sì, perché è ex portiere capitano dell'universitario in Perù e ha cambiato squadra e va a fare il titolare in quest'altra squadra, ovvero la celeberrima Cesar Valleio. Ha già giocato la prima, ha preso due gol, ha fatto score 52. Questo è uno dei motivi per cui a me piace tanto questo portiere. Prima ovviamente faceva molti più clean sheet, adesso ne fa di meno, ma è comunque un portiere che para e c'ha contratto, cosa non da poco, fino al 2025, e dubito fortemente che perda il posto in questa squadra. Ma poi oltretutto mi sembra che, cioè, se qualcuno l'aveva visto prima, ovviamente costava molto molto meno, sbaglio. Non so come è messo il Perù. Non lo so, quando... sinceramente. Beh sì, era un po' più basso. Sì, sì. Però presto comunque molto molto buono. Sì. E poi abbiamo una ricerca di Gugli. Asmir Begovic. Questo usagettonissimo. Mega usagetta, 36 anni, Queens Park Rangers. Voti mediocri. Anche se ha dei bei picchi ogni tanto, che ovviamente coincidono con i clean sheet, però 10 euro pure lui, quindi vale, cioè come prezzo è lo stesso prezzo di Alton Leite, con la differenza che Queens Park Rangers, essendo squadra di Championship, hanno parecchie partite interessanti, anche infrasettimanali. Esatto. Correggimi se sbaglio, Gugli. Comunque, cioè, è interessante per il calendario lui, ecco. Mettiamola così. Può coprirvi, può tapparvi dei buchi, specialmente in soglia. Magari potete fare qualche soglia in più schierando lui in infrasettimanale. Poi abbiamo lui, il mitico Raul Lisoain. Allora, lui potrebbe spaventare, ma Gugli mi ha rassicurato, perché come vedete non giocava. 3,20€. 3,20€, non costa niente, non giocava, quindi dice vabbè, perché dovrei andare ad acquistarlo, perché il titolare della sua squadra, come vedete anche dal grafico, evidentemente è successo qualcosa, ma quello che è successo è che il titolare del Cartagena è andato via. Esatto. Come Mary è andata via, hanno vista piangere. È andato al Granada a fare il secondo, Marc Martinez. E quindi adesso lui, a meno che non arrivi qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno? Potrebbe, bisogna stare attenti, bisogna guardare, però per ora probabilmente l'Iswain va più che bene. Oltretutto 3,20, se lo prendete, giocate la prima e fa subito soglia, ve lo siete già risolti. Questo è mega usegetta, altro pericolo del Cartagena ovviamente che finisca in Serie C, quindi è molto rischioso, ma è praticamente, cioè, veramente regalato, non è che stiamo scherzando. Regalato, potrebbe arrivare qualcuno, il dubbio mi sorge spontaneo, ma vediamo, tenetelo d'occhio. Spero non arrivi il giorno che pubblichiamo il video, cioè il giorno dopo questa registrazione. Esatto. Direi che abbiamo finito, anche perché il video è lunghetto rispetto ai nostri standard. Comunque, per concludere, un'ultima cosa su Lisoain è che tutti i tifosi comunque lo considerano, cioè non pensano di prendere qualcuno e prendere al suo posto, se no un secondo. Vediamo cosa ne penserà la società. Buon anno, direi. Arrivederci. Arrivederci. Ah, e lasciateci giù domande o idee di video, come sempre. Alla prossima.